Appuntamento molto atteso, quello del concerto di primavera del coro di voci bianche del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino. Due penny di felicità, questo è il titolo dello spettacolo, vuole trasmettere un po' di leggerezza e allegria a grandi e piccoli. La storia di Mary Poppins è infatti interpretata come una metafora nei confronti della realtà, e due penny, una cifra davvero irrisoria e puramente simbolica, è quanto può bastare per essere felici e dare un po' di felicità, da cercare quindi nelle piccole cose. Il saggio, a chiusura della stagione teatrale 2008-2009 dell'istituzione Teatro Comunale Carlo Gesualdo, rappresenta una prova degli straordinari risultati raggiunti grazie all'impegno e alla passione della direttrice del coro di Voci Bianche e del coro giovanile Cinzia Camillo e del suo gruppo di bambini. L'appuntamento finale è quello più importante, è proprio una tradizione del nostro coro. I ragazzi sono preparati tantissimo, anzi quest'anno c'è qualcosa in più perché hanno preparato anche delle piccole coreografie, quindi si sono dovuti impegnare il doppio. Almeno questi ultimi mesi è stata un po' dura per loro, gli abbiamo chiesto partecipazione massima a 360 gradi, lavoro anche accanito sulle musiche perché ho fatto delle partiture anche abbastanza complesse su alcuni pezzi, perché naturalmente c'è il gradino di crescita che devono superare ogni anno, quindi quest'anno canteranno a quattro voci, in alcuni pezzi a cinque voci, devono avere una maggiore duttilità anche nella polifonia, quindi un grande lavoro per loro, sì. Però sono molto entusiasti. E come mai la scelta di Mary Poppins, quindi ispirato al film di Walt Disney? Sì, non abbiamo pensato proprio a Walt Disney, abbiamo pensato alla filosofia di Mary Poppins. È un momento in cui c'è bisogno di un poco di leggerezza, perché problemi ce ne sono tanti, e due penny di felicità vuol dire proprio che basta poco per trovare il senso della vita, il senso delle cose belle. Ci abbiamo lavorato attorno anche perché è un personaggio di fantasia che dà spazio a molti momenti particolarmente allegri, magici, di effetto. Poi questo personaggio che vive tra le nuvole, scende e porta questa ventata di novità, può essere anche un segno di speranza e di maggiore positività verso gli eventi che ci circondano. E avete già pensato ad altri spettacoli in futuro? Sì, allora il nostro obiettivo è quello di andare verso una formazione sempre più completa dei ragazzi, che affianchino alla parte musicale anche la parte, quest'anno, fisica, corporea, però probabilmente anche quella teatrale. Probabilmente ci sarà qualche avvicinamento al musical, però cercheremo sempre di lasciare come primo valore quello musicale, perché nasce come un coro di voci bianche, adesso coro giovanile, e tale deve restare. Quindi noi ci sposteremo sempre verso un maggiore ampliamento. Fino adesso c'era stato il contatto con altri artisti, adesso loro stessi stanno cominciando a diventare gli artisti, quindi è sempre un passo in più verso la poliedricità. Antico Scrigno sposa gli abiti più belli per realizzare un sogno, il tuo sogno.